Adesso continuiamo con Caterina ed Enzo Bochicchio. Sono una delle sei coppie che compongono il Consiglio Nazionale dell'Istituto Santa Famiglia, di cui sono membri dal 2011. Sono sposati da 29 anni e hanno due figli. I membri dell'Istituto emettono i voti di povertà, castità e obbedienza nel matrimonio e propongono un percorso molto interessante che coinvolgono appunto anche dei figli, e vi è un intreccio fecondo tra ordine e matrimonio. Ecco, io vi chiedo subito come si declina nella vostra esperienza appunto questa reciprocità. Sì, nel corso della nostra breve relazione spiegheremo come nasce questa complementarietà. L'Istituto Santa Famiglia è un istituto di vita secolare per consacrati, per famiglie, e quindi come nasce? Nasce proprio nella complementarietà, perché il fondatore, il Beato Giacomo Alberione, dopo la sua morte, il suo successore è stato delegato di entrambi gli istituti, cioè dell'Istituto Santa Famiglia e dell'Istituto Gesù Sacerdote. E lui ha lasciato questo testamento spirituale, cioè diceva che se Gesù, il Figlio di Dio, è nato nella Santa Famiglia, in una relazione di amore che c'era fra Giuseppe e Maria, ha santificato la famiglia, e la famiglia ha potuto godere di Gesù, il sacerdote per eccellenza. Quindi lui diceva che una famiglia senza il sacerdote e un sacerdote senza famiglia non fanno tanta strada insieme. Presenteremo brevemente l'Istituto Santa Famiglia con una testimonianza di una coppia dell'istituto con cui camminiamo insieme, così cerchiamo di rimanere in tema. Vi racconteremo brevemente quella che è la nostra storia di approdo all'istituto, e vi ringraziamo per due motivi: per l'invito, per la nostra testimonianza, per l'accoglienza, ma soprattutto perché in Basilicata esistono a Potenza, diciamo, l'Istituto Santa Famiglia come gruppo, esiste un gruppo, a Matera esiste l'Istituto di Maria Santissima Annunziata, a Potenza anche l'Istituto di Maria Santissima Annunziata, e i cooperatori paolini. Con loro abbiamo realizzato tante belle cose insieme ed in sinodalità. E quindi, se Sergio può far partire il video, così non rubiamo tempo. Grazie. Ciao a tutti, siamo Buon pomeriggio a tutti. Come ci hanno presentati, siamo Enzo e Caterina da Potenza, sposati da 28 anni, abbiamo due figli, Federica di 27 e Giampiero di 23. Li abbiamo aiutati a crescere affidando il loro futuro a Dio, perché li sostenga e li aiuti a portare frutto lì dove Lui li ha pensati. Le nostre diversità di coppia a volte generano incomprensioni che minano i nostri fragili vasi di creta, custodi del nostro amore. Ogni giorno però, affidando al Signore queste nostre fragilità, riceviamo la forza che ci fa guardare oltre a quelle parole dette male, alle divergenze, e spesso proviamo a ripeterci scusa, permesso e grazie. I ritmi della nostra quotidianità non lasciano molto tempo al dialogo con il Signore. Abbiamo però imparato a ritagliare dei momenti nella giornata per pregare e per ringraziarlo. Dalla mattina appena svegli, al percorso in macchina per andare al lavoro, alla preghiera prima dei pasti, consapevoli che ogni atto casto fatto nel nome di Gesù è preghiera. Più il tempo passa e più regalarsi il vino nuovo è entrato nella concretezza del nostro vivere e ci fa diventare una donna migliore e un uomo migliore. È una diversità che si fa ricchezza di umanità. Dopo un po' di anni di matrimonio abbiamo avvertito il bisogno di scartare il dono ricevuto il giorno delle nozze, accogliere la presenza viva di Gesù nella nostra famiglia. Abbiamo così conosciuto l'Istituto Santa Famiglia, uno dei 10 rami della famiglia paolina, nato dal cuore del Beato Giacomo Alberione, è un istituto di vita secolare consacrata. Siamo coniugi cristiani che vivono un cammino di perfezione evangelica nel mondo, ispirandoci alla Santa Famiglia di Nazareth, che è per noi modello, luce e sorgente di grazia.
generale dell'Istituto è la gloria di Dio e la santificazione dei membri, mediante la pratica fedele dei tre voti di povertà, obbedienza e castità, osservati secondo il proprio stato di vita, per rendere sempre più operante la grazia del sacramento del matrimonio, mediante l'amore reciproco, la cristiana educazione dei figli, l'aiuto scambievole per la propria santificazione e di tutte le famiglie del mondo. Il matrimonio, come il sacerdozio, sono due sacramenti con la stessa finalità. Infatti già nel documento del matrimonio oggi in Italia del 1969 per la prima volta si parla di matrimonio come soggetto di pastorale. Ugualmente nel documento postconciliare Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio del 1975 al numero 32 si recita così: ordine e matrimonio specificano la comune e fondamentale vocazione battesimale e l'uno e l'altro hanno l'unica finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. Anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1534 si afferma che ordine e matrimonio sono due sacramenti istituiti per il servizio altrui e se contribuiscono alla salvezza personale è solo in quanto sono posti a servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa, servono all'edificazione del popolo di Dio. Ciò significa che si tratta di sacramenti per la missione, la loro identità è la missione. Da notare come i due sacramenti sono legati ed istituiti entrambi per il servizio altrui. L'ordine come capo, maestro e pastore. Le nozze come tessitori di relazioni sociali H24, per riunirsi poi tutti alla mensa della parola e dell'Eucaristia presieduta dal presbitero. Anche Don Franco Lanzolla, parroco della cattedrale di Bari, nel convegno di formazione per coppie e sacerdoti, ha affermato che entrambi i sacramenti dell'ordine e delle nozze sono conferiti per l'evangelizzazione dell'umanità, soffermandosi anche sulla preziosità della relazione tra presbiteri e famiglie per aiutarsi reciprocamente e diffondere insieme la bontà e la bellezza dell'amore di Dio. Vocazione alle nozze e vocazione al sacerdozio ministeriale sono due vocazioni che si illuminano e si sostengono a vicenda. L'una ha bisogno dell'altra. Gli sposi hanno bisogno della testimonianza dei sacerdoti e dei consacrati per ricordarsi che l'amore coniugale non deve esaurirsi all'interno della propria casa, perché la casa, che può davvero essere un cantiere di santità per la coppia cristiana, potrebbe anche diventare la tomba dell'amore. L'amore non può rimanere chiuso all'interno della coppia, nemmeno all'interno di una famiglia, ma deve espandersi e fare famiglia al di là delle mura domestiche. Anche l'amore coniugale è chiamato ad essere una ricchezza sociale e una risorsa per edificare la comunità cristiana. Nello stesso tempo i presbiteri hanno bisogno di essere a contatto con la quotidianità dell'amore degli sposi, con il suo calore accogliente, con la sua tenerezza, con le sue fatiche e i sacrifici che anche la vita di famiglia richiede agli sposi. Si ha così bisogno di imparare reciprocamente ad essere Chiesa, perché ognuno dei due sacramenti contiene degli ingredienti che costruiscono la bellezza di una comunità cristiana. La missione dei coniugi è inscindibilmente legata alla ministerialità dei presbiteri. Insieme, ordine e nozze sono due ali per volare verso il regno. L'immagine, infatti, è quella di una mongolfiera che ci getta dentro l'esperienza affascinante di uno splendido volo. Di solito in mongolfiera si può volare solo insieme e non da soli. Occorre buttar via le zavorre, o meglio, quello che appesantisce la comunione. E soprattutto per alzarsi in volo è necessario il grande fuoco dello Spirito Santo. Le coppie dell'Istituto Santa Famiglia collaborano in ogni parrocchia di appartenenza alla preparazione dei nubenti, al catechismo, al supporto delle famiglie in difficoltà. I nostri ritiri spirituali e di formazione, le adorazioni mensili, gli esercizi spirituali annuali sono aperte anche a famiglie simpatizzanti e durante gli esercizi attualmente siamo seguiti il nostro sacerdote animatore Don Gerardo Gervasi che
non è potuto essere presente e saluta tutti e ha messo a disposizione, oltre che i locali, insieme, in complementarietà abbiamo deciso, siccome il nostro gruppo ha tanti bambini e ragazzi e per seguire un ritiro spirituale con le famiglie con figli è difficoltoso, abbiamo deciso insieme di cioè lui ha messo a disposizione gli animatori dell'azione cattolica presenti in parrocchia e per poter far fare ai nostri ragazzi un percorso parallelo di fede, non parcheggiandoli, no, con animatori solo a giocare, ma un percorso di fede dell'azione cattolica. E quindi veramente lo ringraziamo di questa complementarietà, di questa sua disponibilità. Grazie. Grazie. Ho proprio ultimato. Ah, ok, va bene. È quello che facciamo. Scusateci, sempre vado velocemente avanti. La cosa bella è che lo scorso anno il nostro percorso formativo per tutto l'anno all'Istituto Santa Famiglia, le meditazioni erano concentrate sulla diciamo reciprocità fra presbiteri e ordine, perfettamente in tema. Che cosa il nostro delegato, che è Don Roberto Rovera, ha già spronati a commentare online il Vangelo in famiglia, cioè ogni domenica sui canali dell'Istituto Santa Famiglia, YouTube e Facebook, una coppia diciamo medita e fa una riflessione sul Vangelo della famiglia ma applicato alla famiglia, e quindi è una grande ricchezza per tante famiglie. Con l'Istituto Maria Santissima Annunziata e i cooperatori paolini è nato il Centro Culturale San Paolo di Basilicata, in complementarietà anche qui con Don Ampelio Crema, che è il direttore dei Centri Culturali San Paolo, che garantisce in cambio, non l'abbiamo detto, la scolarizzazione di 150 bambini e sostiene 12 seminaristi. Con altre famiglie ancora abbiamo aderito al Cammino di Betlemme, un percorso spirituale che, partendo dalla parola, ci offre un metodo di preghiera per riscoprire la dimensione contemplativa della vita e migliorare la nostra relazione con Dio. Idea futura da condividere col rettore del seminario di Basilicata sull'esperienza pluriennale del gruppo Istituto Santa Famiglia di Palermo è quella di adottare i seminaristi spiritualmente ed umanamente, specie per coloro che non residenti in Basilicata possano continuare a vivere il calore della famiglia durante il loro percorso formativo, in modo da crescere vicendevolmente nella missione comune affidataci in complementarietà, ma con specificità differenti, presbiteri come capi, maestri e pastori e noi come tessitori di relazioni. Non può esistere un corpo senza capo ed un capo senza corpo. Siamo aperti ad ogni collaborazione per annunciare Gesù Maestro, via, verità e vita. Una cortesia, se quel minuto possiamo vedere quel video, proprio ve lo chiedo, è un minuto, dura un minuto, per quello che facciamo, per dimostrare cosa? Che l'amore non si riduce mai, ma l'amore accende altro amore. Questi bambini adottati in Camerun nella festa di Natale del 2023 non hanno voluto tenere per loro quello che gli è stato donato, ma hanno voluto condividerlo con un orfanotrofio, con bambini meno sfortunati di loro, e quindi hanno portato quel poco a condividerlo. Quindi l'invito nostro è di osare, fidarsi del Signore e andare avanti insieme.